Speravo con tutto il cuore, sinceramente, che non sarei mai dovuto tornare a parlare di questo, ma la notizia che ho letto adesso, in questo momento, mi lascia particolarmente a bocca aperta e posso dire, secondo me, si rischia seriamente uno stop della serie A. Scegliamo con calma. Ciao e bella a tutti da me. Sky Sport, mi arriva la notifica, Genoa, il numero dei positivi sale a 14. Ragazzi, nel giro di un attimo, dopo Perin e Schöne, ci ricordiamo tutti com'è andata, no? Avevano trovato prima Perin e poi Schöne, motivo per cui poi la partita tra Napoli e Genoa è stata anche rinviata di un paio d'ore. Così all'improvviso, dopo la partita, ne escono fuori addirittura altri 14. Altri 14 calciatori. Si parla di 8 calciatori, di altri 8 calciatori e di 4 membri dello staff tecnico, cioè praticamente quello che io mi chiedo è com'è possibile che fino all'altro giorno erano solamente 2 i positivi e che dopo la partita, insomma, il giorno dopo vanno a rifare i controlli e ci si ritrova praticamente con altri 8 calciatori e 4 membri dello staff. La cosa che preoccupa è che ovviamente questi ragazzi hanno affrontato la partita col Napoli. Lo sappiamo come è fatto il calcio è uno sport di contatto. Di conseguenza c'è il rischio che anche i calciatori del Napoli possano essersi contagiati tra loro. Voi capite bene che altri 8 calciatori più 2 che hanno fermato prima della partita con il Napoli sono 10 calciatori. E già di per sé 10 calciatori in meno per una squadra che conta 23, 24, 25 elementi significa già di per sé falsare parte del campionato, perché questi per le prossime 2 o 3 partite non è che sono rimaneggiati, di più. E questo ovviamente fa pensare che per la prossima partita, non lo so, la prossima partita possa essere rinviata. Forse per cui dovessero trovarne addirittura anche altri, cioè rischiano di non scendere in campo con il minimo numero di calciatori utili, perché praticamente stanno tutti fermi ai box per il motivo che vi ho appena esposto. Calciatori del Napoli che hanno giocato, ovviamente non so se sono tutti i titolari, cioè potrebbero anche essere delle riserve, ma ipotizziamo 1, 2 o 3 calciatori positivi che hanno giocato contro calciatori del Napoli, contatto fisico e via dicendo. La possibilità di aver trasmesso ai calciatori è elevata. Se potrebbe, ripeto, già che una squadra se è costretta a fermarsi e una partita la rinviano, un'altra partita la rinviano, o comunque devono anche non fermassero, no? Le partite del Genoa, questi si ritrovano a dover giocare comunque con magari calciatori importanti, no? Su cui puntavano come titolari, su cui l'allenatore puntava come titolare. E come titolari, capite bene che questo significa comunque falsare sicuramente anche il nuovo campionato. Già l'anno scorso si parlava di campionato falsato e tutto quello che è successo, campionato fermo 3 mesi, perché un conto è la regolarità dritto per dritto del campionato, un conto è fermarsi e ripartire con la preparazione atletica in fretta e furia. Quest'anno si rischia un'altra volta la stessa identica cosa. Io vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti, perché ora faranno i controlli anche ai calciatori del Napoli, probabilmente ne usciranno altri. Sembra non si esca più da questo incubo e scusate se non vi guardo in faccia, ma è una. Lo sapete che sono particolarmente sensibile a questo tipo di notizie. E quindi non lo so quello che potrebbe accadere, ma se si inizia ad espandere tra i calciatori la possibilità che si possa stoppare il campionato. Secondo me non è assolutamente da escludere, anzi, il protocollo attuale prevede l'allontanamento dei calciatori, ok, ma poi vedete, vanno a giocare partite, vanno a rifare i controlli dopo e perché non è che tutti risultano positivi allo stesso identico momento, ci stanno dei giorni di incubazione di mezzo. Famoso il segno della croce, speriamo bene, speriamo che si possa risistemare, questo, sono tutti asintomatici e questo sicuramente è una notizia, tra virgolette, ironia della sorte positiva. Vediamo quel che accadrà. Speriamo che non si rifermi nuovamente il campionato e speriamo che non ci siano calciatori positivi tra quelli del Napoli e che finisca sto incubo perché io non ce la faccio più, sinceramente. A livello psicologico, a me mi tiene. Vabbè,
Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti e due i miei canali, attivate le campanelle se no non vi arrivano le notifiche, profili social tutto in descrizione, Instagram compreso e contenuti consigliati. Voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti se secondo voi il campionato rischia nuovamente di fermarsi, ma sarete d'accordo con me che Reggiana la prossima partita senza 8 calciatori più 2 10, almeno per le prossime 3 partite, poi dici rischia una retrocessione. È così ancora peggio secondo me. Ciao.